Buon pomeriggio, ben ritrovati al nostro primo appuntamento con l'informazione. Parliamo della visita del Premier Matteo Renzi atteso a Salerno per il prossimo 25 aprile. La macchina organizzativa si è messa in moto e dovrà risolvere alcuni problemi come quello della coincidenza dell'arrivo del Premier a Salerno con la partita della Salernitana. È già partita la richiesta di posticipare l'incontro della Salernitana. Ancora un rinvio, ancora un posticipo del posticipo, stavolta in notturna. La richiesta parte dal comune di Salerno alle 20.30 invece che alle 12.30. Salernitana-Livorno è ancora in attesa di collocazione e potrebbe invertirsi con il match tra Novara e Perugia fissato sempre il prossimo 25 aprile di lunedì. Il giorno della liberazione, insomma. Il delicatissimo scontro salvezza in programma alla Rechi è valido come 38esima giornata del campionato cadetto. Rischia di slittare di qualche ora. All'ora di cena invece che nel launch match. È stato il comune di Salerno a inoltrare richiesta formale agli uffici competenti della Lega di Serie B. Il tutto a causa della concomitanza dell'arrivo del Premier Matteo Renzi a Salerno. Il primo ministro infatti inaugurerà proprio la mattina del 25 aprile la stazione marittima progettata dalla compianta Zaha Hadid. Facile immaginare il notevole dispiegamento di forze, il piano traffico e l'ingente numero di agenti, vigili urbani impiegati per l'evento che vedrà in città il capo del governo, le massime istituzioni cittadine e regionali. Alla stessa ora però, giù di lì, alla Rechi, è in programma la partita tra Salernitana e Livorno, una gara delicatissima, uno scontro salvezza che potrebbe calamitare nel Principe degli Stati almeno 15.000 persone. E se dalla questura di Salerno filtra che non avrebbe problemi di personale chiedendo aiuto alla vicina Caserta oppure a Roma, non è lo stesso per il municipio. Palazzo di Città si è mosso per tempo ed ha chiesto di invertire l'orario dei due posticipi in programma come 38esima del campionato cadetto. Al Piola di Novara, infatti, sotto i riflettori è stato fissato il match con il Perugia. Dovesse essere accolta la richiesta del comune di Salerno, dunque la Salernitana giocherebbe alle 20.30 con il Livorno di Franco Colomba e il Novara nel launch match contro il Grifone, sempre di lunedì, sempre nel giorno della liberazione che potrebbe regalare punti importantissimi in ottica salvezza alla truppa di Menichini. Il comune avrebbe così modo e tempo per gestire il piano traffico e non solo dei due eventi, l'arrivo del Premier Renzi e lo scontro salvezza della Salernitana. Dunque Matteo Renzi il 25 aprile sarà a Salerno e trascorrerà in città e nella sua provincia il giorno della liberazione. Ora è il Premier a cercare il governatore De Luca, lontani i tempi in cui storceva il muso e prendeva le distanze dall'ex sindaco di Salerno. E pensare che c'è stato un momento anche molto lungo durante il quale Matteo Renzi di Vincenzo De Luca neanche voleva sentirne parlare. Al di là di quello che si voleva far passare, la distanza tra il Premier, all'epoca all'apice del successo, ed il sindaco di Salerno, ostinato candidato alle primarie del PD per la scelta dello sfidante Di Caldoro alle regionali, era siderale. Poi De Luca sconfisse Consolino, conquistò sul campo la candidatura e Matteo Renzi, obtorto collo, dovette accettarlo, ma lo fece con tutta una serie di precisazioni e distinguo. Il Premier, nella doppia veste di capo del governo e segretario del PD, venne anche a Salerno per sancire il patto che poi si sarebbe trasformato in successo elettorale. Renzi, che pure non aveva nascosto idee diverse per la campagna, prese atto di quel successo, della forza del sindaco sceriffo e voltò pagina. Rapporti cordiali, politicamente corretti tra i due, ma nulla di più. Ora, il quadro è diverso, sembra quasi che Renzi insegua De Luca, che cerchi la sua protezione. Il governatore della campagna è tornato ad essere, per l'ex sindaco di Firenze, il padre dei rottamatori, così come lo stesso fiorentino lo aveva definito in occasione della sua prima venuta a Salerno, quando Renzi era soltanto in lizza per la poltrona di segretario del PD, corsa che poi avrebbe perso contro Bersani. Dopo aver abbattuto in lungo e largo Napoli due visite nel giro di pochi giorni e non si esclude una terza, Renzi, come è noto, sarà a Salerno il 25 aprile,
Il giorno della liberazione, una scelta forte, anche simbolica, proprio perché è una ricorrenza ufficiale, una festa nazionale, quella della liberazione. Renzi sarà a Salerno anche e soprattutto per partecipare all'inaugurazione della stazione marittima disegnata da Zaha Hadid. E fianco a fianco del governatore farà il pieno di decisionismo e autostima, qualità necessarie per provare a superare indenne il primo vero momento difficile della sua leadership, che sembrava, fino a poco tempo fa, forte e inattaccabile. Ora, Matteo Renzi sente sul collo il fiato delle inchieste giudiziarie, il rumore dei nemici. E quale pigmalione più adatto e scafato dell'ex sindaco di Salerno, dell'attuale governatore della Campania, per cercare riparo, conforto e soprattutto consigli? Quel De Luca, del quale il premier preferiva non parlare, quasi prendendone le distanze nei giorni in cui infuriava la polemica Severino, e che oggi, invece, nel momento del bisogno, sente vicino, molto più vicino, dei suoi giovani ed acerbi collaboratori. Un falso cieco è stato scoperto dalle fiamme gialle della compagnia di cava dei Tirreni. A margine di un'attenta e capillare attività di osservazione, i finanzieri hanno individuato un 63enne dichiarato affetto da cecità assoluta. Un falso cieco è stato scoperto dalle fiamme gialle della compagnia di cava dei Tirreni. A margine di un'attenta e capillare attività di osservazione, i finanzieri hanno così individuato un 63enne dichiarato affetto da cecità parziale e dal mese di febbraio 2010 da cecità assoluta. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad alcune riprese video nelle quali è stato possibile osservare e riprendere il falso cieco intento a svolgere in totale autonomia molteplici attività, ad esempio passeggiare senza alcun ausilio o supporto in luoghi e spazi anche affollati, aperti al pubblico, leggere, contare soldi, prendere l'autobus e addirittura aiutare nella salita, prendendola sotto braccio, una signora anziana, attraversare la strada tranquillamente, schivando auto in marcia, recarsi all'interno di attività commerciali anche di ristorazione, dove è stato visto pagare e consumare. L'uomo è stato così denunciato a piede libero per violazione dell'articolo 640 bis del codice penale, ovvero per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sono stati seguiti anche opportuni accertamenti documentali tesi a ricostruire l'iter procedurale sanitario e quantificato l'ammontare complessivo indebitamente percepito, ricostruito analiticamente in circa 51.000 euro. Di nuovo tensione al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Nel pomeriggio di ieri personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Ruggi a seguito della richiesta di intervento al 113 per un'aggressione subita da personale sanitario da parte di un paziente. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo, poi identificato per un 25enne nato a Napoli ma residente a Salerno, accertando che quest'ultimo, dopo essersi recato in ospedale, aver chiesto farmaci e prestazioni sanitarie non dovute a fronte del rifiuto dei medici di fornirgliele, ha aggredito due dottori e un infermiere, causando loro lievi lesioni e danneggiando alcuni oggetti all'interno del pronto soccorso. Il giovane è stato identificato e deferito all'autorità giudiziaria e stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Ancora la politica, il Partito Democratico prende ufficialmente le distanze da Piero Ciotti, anche se il segretario provinciale Landolfi lancia un appello e è ancora in tempo per ricompartarsi a un PD che in una conferenza stampa, quello di Battipaglia, questa mattina si è presentato unito e pronto ad andare avanti sulla scelta di Enrico Lanaro. Nessuna preoccupazione né delusione nel Partito Democratico dopo la decisione di Pierino Ciotti, sconfitto alle primarie per la scelta del candidato a sindaco di Battipaglia, di correre comunque da solo. In una conferenza stampa indetta questa mattina dal segretario provinciale del Partito Democratico, Nicola Landolfi, con la partecipazione del candidato a sindaco Enrico Lanaro presso la sede di Via Manzo, sono stati analizzati gli equilibri politici rispetto alle elezioni amministrative nella città di Battipaglia, alla luce anche della scelta dell'ex sindacalista. Il partito punta a ritornare tra la gente, ad ascoltare la strada, e la prima iniziativa in questa direzione sarà la distribuzione dei questionari tra i commercianti per comprendere cosa può essere veramente utile per la rinascita del settore.
Al fianco del segretario provinciale Landolfi e del candidato a sindaco vincitore delle primarie c'erano gli altri due partecipanti per rimarcare che la scelta di Ciotti è una protesta solitaria e che il PD nella Piana del Sele arriverà unito a questo appuntamento con le elezioni amministrative. Le primarie ci hanno arricchito, per me è stato il primo cantiere dove mi sono misurato politicamente e visto un attimo da civico cosa andavamo a cogliere, cosa ottenevamo e in più ho ottenuto praticamente con la vincita una coalizione e un pacchetto di forze politiche e partiti, quindi Scelta Civica piuttosto che il PD, che hanno creato una coalizione centro sinistra completa, quindi no. La scelta di Ciotti la delude di più o preoccupa? Mi delude. Ma noi siamo un partito spesso diviso, che discute molto, siamo un partito grande, un partito popolare che prende tanti voti, che ha tanto consenso e quindi ha tante anime. Qualche volta queste anime sono un po' in pena. Noi dobbiamo però avere la pazienza per arrivare alla presentazione delle liste ricomponendo il quadro. Oggi sono con noi, accanto a Enrico Lanaro, due candidati delle primarie altrettanto autorevoli, che sono Galdi e Oddati, e nessuno sottolinea questo aspetto, tutti sottolineano qualche polemica, e invece a me piace cogliere che la stragrande maggioranza di quelli che hanno sostenuto le primarie si accingono a sostenere Enrico Lanaro, che è l'unico candidato, ripeto, a Battipaglia che ha una coalizione politica in una città in cui il centrodestra si presenta con 4-5 candidati. È possibile che ogni volta che si facciano le primarie poi non si riesca, insomma, a uscirne sereni? Le primarie sono una cosa strana, quando non le fai ti dicono che le dovevi fare, quando le fai ti dicono che le avevi fatte male. In questo caso abbiamo deciso di farle perché non c'era una soluzione unitaria a Battipaglia, quindi il motivo era legato alla divisione. Il centro-sinistra era diviso, ha deciso di fare le primarie, il Partito Democratico era diviso, si è diviso sui 4 candidati sindaco, ha prevalso Lanaro che oggi è il nostro candidato. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Lanaro, la delude di più o preoccupa la scelta di Ciotti? Nessuna delle due, non di fronte ai fatti uno deve andare avanti, noi andiamo avanti per la nostra strada, ci sono ancora un paio di settimane per convincere Ciotti a fare la scelta che è più coerente e più conseguente con la sua appartenenza al Partito Democratico. È un iscritto al Partito Democratico di Battipaglia, alla fine credo che dovrà decidere soprattutto questo, l'avventura solitaria o quella invece collettiva, quella di un grande partito come il nostro che è ancora il suo. Noi confidiamo che si possa avvicinare a noi nei prossimi giorni. Continuiamo con la politica. In una nota il consigliere comunale Roberto Celano, candidato sindaco alle prossime amministrative con le liste civiche attive a Salerno, segnala una situazione di pericolosità al porto di Salerno. In particolare Celano osserva che l'arteria di scorrimento principale a 3 corsie in direzione uscita Varco Ligea sarebbe perennemente occupata da camion e rimorchi posteggiati in doppia fila. Le bisarche inoltre non rispetterebbero le aree adibite allo scarico merci. Più volte, dice Celano, i residenti hanno lamentato la assenza di un'adeguata segnaletica che possa favorire il corretto scorrimento del traffico. Tali situazioni comprometterebbero evidentemente la sicurezza degli operatori portuali e di chi è impegnato all'interno del porto. Per tali motivi il consigliere comunale chiede alle istituzioni competenti di ripristinare condizioni di sicurezza, anche alla luce di ultimi episodi che hanno compromesso l'incolumità di operatori e per assicurare un maggiore controllo dell'area in questione. Restiamo sul mare, anche se il mare in qualche modo oggi si è spostato in piazza Portanova, è quello che hanno cercato di fare i volontari di Lega Ambiente nella mobilitazione promossa in piazza Portanova a Salerno per sensibilizzare l'opinione pubblica sul referendum che si vota domenica.
Piazza Portanova come una spiaggia, con sdraio, ombrelloni, lettini, salvagenti, tavole da surf. È la singolare iniziativa con la quale Legambiente, in vista del referendum popolare del 17 aprile, chiede agli elettori un mare di sì per fermare le trivellazioni in mare. Al flash mob era presente anche il presidente regionale dell'associazione ambientalista, Michele Buonomo. Corroborate anche dall'opinione del presidente della Corte Costituzionale, che ha invitato gli italiani al voto perché il referendum è l'unica forma di democrazia diretta nel nostro paese e quindi va salvaguardato. Noi diciamo che bisogna andare alle urne, bisogna votare sì per dire no alle trivelle, bisogna dire sì a un'economia sostenibile di lunga durata, bisogna dire sì alla sicurezza, alla salvaguardia del mare. Per questo dobbiamo essere domenica prossima, 17 aprile, in milioni a ribadire questo. Il che non significa che dal giorno dopo scompariranno le trivelle, il che non significa che si perderanno posti di lavoro, significa che l'Italia, tra le prime potenze industriali del mondo, decide di lasciarsi alle spalle i fossili per puntare sulle rinnovabili, per puntare su un'economia sostenibile, quella sì capace di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro e non occasionali, di lunga, lunghissima durata. Sì, riprendere delle forme di incentivo che hanno dato ottimi risultati. Oggi l'Italia produce circa il 40% della propria energia elettrica da fonti rinnovabili, nonostante si sia non abbiamo mai capito perché si sia deciso di bloccare i finanziamenti alle rinnovabili. Invece noi chiediamo che l'Italia si doti finalmente di un piano energetico nazionale che punti sull'ottimizzazione energetica, sul risparmio, su un consumo consapevole, ma che poi investa soprattutto sulle rinnovabili. Questo è il paese, notoriamente, lo dico in maniera non agiografica, il paese del sole, perché farci superare da altri paesi del nord Europa negli investimenti nel solare? È iniziata con la relazione dell'onorevole Tino Iannuzzi in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati la discussione sulla proposta di nomina, a frutto dell'intesa tra il ministro Galletti e il governatore della Campania De Luca, di Tommaso Pellegrino, quale il nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento. Secondo Iannuzzi, Pellegrino ha tutta la competenza, l'esperienza, la profonda conoscenza della complessa realtà dei territori, la sensibilità sempre dimostrata nel suo importante e significativo impegno nelle istituzioni per i temi centrali della tutela ambientale, della salvaguardia e valorizzazione delle aree protette, dello sviluppo ecocompatibile. La discussione si concluderà la prossima settimana con il voto della Commissione sulla proposta di nomina. Restiamo nel Cilento, grande successo per la prima edizione del Cilento Travel Market, l'evento di promozione turistica ospitato nel fine settimana a Castellabate. L'iniziativa ha consentito ad oltre 20 tour operator di scoprire le bellezze naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del territorio protetto a sud della provincia di Salerno. My dnes budeme trávit čas z velké části na tom eventu přímo na hradě. Gran successo per la prima edizione del Cilento Travel Market, l'evento di promozione turistica svoltosi nel weekend a Castellabate. L'iniziativa promossa dall'Associazione Cilento Mediterranea e dalla Lostar Viaggi e patrocinata dal Comune e dal Parco Nazionale ha consentito ad oltre 20 tour operator provenienti da Repubblica Ceca e Slovacchia di scoprire le bellezze naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del territorio protetto a sud della provincia. In particolare nel corso del workshop svoltosi sabato mattina, i tour operator stranieri hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino l'offerta turistica del territorio cilentano e di stringere diversi accordi commerciali per proporre nei loro mercati il Cilento quale meta ideale per le vacanze per 365 giorni all'anno. Questa è l'ennesima prova, insomma, l'ennesimo tassello che si aggiunge a una serie di iniziative, a una serie di attività di promozione e di conoscenza di questo territorio. Noi lo stiamo facendo in maniera molto impegnativa, stiamo cercando di fare tanto da questo punto di vista, ma devo dire anche grazie all'ausilio, al sostegno delle iniziative, delle associazioni, dei privati come questa di questa mattina in questo caso. E quindi, insomma, come spesso dico, insomma, si cresce tutti insieme, deve essere il pubblico, deve fare la sua parte, l'attività, la promozione, deve essere il privato, gli operatori, le strutture ricettive che veramente nel nostro territorio sono di qualità e quindi a fare altrettanto la loro parte. Insieme penso che si sta facendo un ottimo lavoro.
Sì, si apre con questo grande evento e stiamo cercando fare bella pubblicità per la zona, ecco, con i nuovi tour operator della Repubblica Ceca e Slovacca. Come stanno reagendo a questa iniziativa? Già stanno incontrando numerose aziende del settore, non solo. Quali sono, insomma, le prime emozioni, i primi riscontri? Allora, abbiamo colto questa occasione per portare i nostri agenti della Repubblica Ceca e Slovacca su questo territorio che è praticamente nuovo per loro, anche per noi, perché stiamo cercando di allargare il territorio di collaborazione. E già quando stavamo salendo qui in questo bellissimo posto, lungo il tragitto, tutti quanti vedendo questo bellissimo panorama stavano esaltando, quindi un grande evento, una grande possibilità, e speriamo che comunque porteremo un bel lavoro a questa zona. Perché allora i turisti dell'Est Europa dovrebbero scegliere il Cilento? Cilento di sicuro per la natura, per pulitissimo mare, bellissime spiagge, ma soprattutto anche per la gastronomia. Allora, tornati in studio, parliamo della visita di Gherardo Colombo, l'ex PM di Mani Pulite, oggi tra gli studenti salernitani per parlare di legalità e giustizia. L'incontro si è svolto questa mattina presso il Cinema Teatro San Demetrio in via Dalmazia, ha visto la partecipazione di un'ampia delegazione di studenti delle scuole medie e superiori della città per una conversazione sul tema legalità e giustizia, rispetto delle regole e trasgressione, democrazia partecipata e società orizzontale. La manifestazione è stata promossa dalla Fondazione Rachelina Ambrosini e ha coinvolto anche la Caritas dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno. Presente anche il Vescovo di Salerno, Monsignor Luigi Moretti. Formazione in primo piano anche nel settore della bellezza, questa mattina la presenza del sindaco di Salerno Enzo Napoli presso l'ente di formazione SPEI, la consegna di 20 diplomi a 9-20 operatrici del settore dell'estetica. Professione bellezza, sono 20 i diplomi consegnati questa mattina ai nuovi talenti della cura del corpo. Festa di laurea per i ragazzi che hanno frequentato i corsi della scuola di estetista SPEI di Salerno in via Gonzaga. Come ente autorizzato dalla regione, la scuola di estetista ed acconciatore riconosce una qualifica professionale spendibile sia per chi voglia mettersi in proprio, ma anche per chi abbia intenzione di lavorare presso un salone di bellezza già avviato. Una professione che dà buoni riscontri. Dati interessanti infatti provengono da Union Camere, che descrive i lavori più richiesti sul mercato. L'aiuto parrucchiere è proprio al terzo posto tra le professioni più ricercate, l'hairstylist al quinto posto, l'estetista al ventesimo. La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta questa mattina alla presenza anche del sindaco di Salerno, Enzo Napoli. La SPEI è un organo che cura la formazione professionale in un settore importante, quello degli estetisti e parrucchieri. Quest'oggi abbiamo consegnato i diplomi per l'avvenuta formazione professionale di questi giovani protagonisti. Abbiamo augurato loro un futuro importante, ricco di speranza e di successo. Tenga conto che di fatto sono delle persone che si avviano alla professione sulla scorta della formazione ricevuta e saranno in qualche modo imprenditrici di se stessi, nel senso che molto probabilmente saranno delle iniziative artigianali che loro metteranno in essere o avranno la sufficiente preparazione professionale per accedere a aziende più grandi. Ecco, credo che ci sono tutte le carte in regola per mettersi in corsa e per costruirsi un futuro. Il futuro è sulle loro spalle, noi non possiamo fare altro che augurarci che sia luminoso e prospero. La formazione gli è stata data, credo, in un modo impeccabile. Sono il pilastro della nostra società da qui a venire, le giovani generazioni, e su loro noi contiamo con grande sincerità di cuore. Una pausa, torniamo tra poco. Parliamo adesso di un'iniziativa per salvare una importante opera custodita all'interno della Cattedrale di Salerno. L'organo va restaurato e il 15 aprile ci sarà un'iniziativa. Ne abbiamo parlato con il suo organizzatore, Stefano Trapanisi.
Stefano Trapanese, un appello per la partecipazione a questa iniziativa che si terrà il 15 aprile. Sì, questa è un'iniziativa alla quale voglio invitare tutta la cittadinanza a partecipare. Lei sa, io mi occupo un po' della salvaguardia di questi monumenti salernitani in particolare. E parliamo della Cattedrale di Salerno, nella quale insiste già dal 1954 un organo meraviglioso, ma che purtroppo è inefficiente perché alcuni elementi di questo organo non funzionano e occorrono addirittura centinaia di migliaia di euro per ripararlo. Si tratta di un organo costruito dall'antica fabbrica pontificia Tamburini, che ha costruito l'organo più grande d'Italia ed è presente nel Duomo di Milano. Diciamo, per noi a Salerno è un grosso vanto avere questo apparecchio. E per di più, oltre a questo concerto che si terrà al Teatro delle Arti venerdì 15 e canterà il nostro parroco della cattedrale, Don Michele Pecoraro, che è una persona vulcanica sotto questo punto di vista, è anche un grande artista perché ha una voce splendida, e sarà un concerto di canzone napoletana classica. E invito tutta la cittadinanza a partecipare, non solo per dare il suo minimo contributo, perché si parla di un ticket veramente minimo, ma soprattutto per tornare a porre l'attenzione su queste opere che sono nella nostra città e che sono opere molto importanti. Bene, ora la nostra rubrica. Ma non farti illusioni. Grande concorso al centro commerciale Le Bolle di Eboli dal 25 aprile al 15 maggio. La tua spesa vale un albero. Fai i tuoi acquisti nei negozi del centro, pesa sulla bilancia la tua spesa e scopri subito se hai vinto uno dei tanti premi immediati. E in più partecipi all'estrazione di 3 super premi finali. A fine concorso la somma delle spese pesate verrà trasformata in piante e fiori per il comune di Eboli. E domenica 17 aprile, grande attesa per l'arrivo di Masha e Orso in galleria dalle 17 alle 18 e dalle 19 alle 20. Centro commerciale Le Bolle, uscita autostradale Eboli. Ritorna puntuale come ogni anno la mostra della Minerva nella splendida cornice della Villa Comunale di Salerno da venerdì 15 a domenica 17 aprile. Organizzata dal Comune di Salerno e dall'Associazione Hortus Magnus, la mostra della Minerva è una mostra mercato di piante rare attesa dagli appassionati e da quanti operano con il verde. Un appuntamento unico del settore floreo-vivaistico, diverse le iniziative collaterali, laboratori didattici e di decorazione floreale, arte topiaria, visite guidate ai giardini e siti storici della zona, concorsi fotografici e molto altro. Per informazioni www.ortusmagnus.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Ora le previsioni del tempo, poi ci ritroviamo con l'informazione sportiva. In collaborazione con Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Attenzione, prego, i passeggeri in partenza per Međugorje e Lourdes sono pregati di recarsi presso le migliori agenzie di viaggi per prenotare il loro viaggio di preghiera tutto compreso. Volo, transfer, hotel, bus, guida, tasse e assicurazione a partire da 290 euro. Vola da Salerno è un'esclusiva Travel Before Tour Operator in tutte le migliori agenzie di viaggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo.
Tornati in studio, siamo alla nostra informazione sportiva. In primo piano la Salernitana, oggi 12 aprile, ricorre il sesto anniversario della morte di Carmine Rinaldi, il siberiano. In molte zone della città sono stati affissi striscioni in sua memoria, dopo che già sabato scorso, in occasione della gara con il Latina, gli ultra granata lo avevano ricordato prima del fischio d'inizio. La Salernitana intanto prosegue la preparazione in vista della gara con il Vercelli, per la quale Menichini medita diverse novità a partire dal modulo. E adesso Menichini si scopre anche maestro di geometria. Complice l'indisponibilità di Moro e l'emergenza a centrocampo, la Salernitana è destinata a cambiare ancora spartito tattico. Invece del pentagramma però il trainer granata sale in cattedra e pensa ad un rombo a centrocampo per affrontare sabato prossimo la Pro Vercelli al Silvio Piola nel secondo scontro salvezza di fila. Un rombo o un triangolo rovesciato, che dir si voglia, insomma, in ogni caso con un trequartista adattato alle spalle dell'inamovibile tandem offensivo composto da Code e Donnarumma, in ballottaggio due under, Oger e Oikonomidis, entrambi adattati appunto, altrimenti sarà tridente. Ma andiamo con ordine. Menichini ritrova in difesa Bernardini, che ha scontato il turno di squalifica, ma dovrà fare i conti con la probabile indisponibilità di Ceccarelli sulla destra, e sembra intenzionato a confermare la difesa con quattro elementi di ruolo. Davanti a Terracciano dunque agiranno Colombo al posto di Ceccarelli, Bernardini e Bagadur al centro ed uno tra Rossi e Franco sull'out mancino. L'ex Pescara sta guadagnando posizione rispetto a Franco ed è stato provato da due giorni nell'undici titolare. Fin qui il reparto arretrato, tutto sommato con poche o scontate nuove rispetto al recente passato. In mediana invece i dubbi amletici, dettati anche e soprattutto dalla mancanza di un'alternativa a Moro per un 4-4-2. E soprattutto dall'incapacità di Ronaldo di giocare in quel modo. Il brasiliano infatti è un playmaker da centrocampo a tre ed ha bisogno di due dioscuri ai suoi fianchi. Menichini nella seduta di lavoro di oggi al Volpe ha provato addirittura Nalini come mezzala destra, con Zito dalla parte opposta e Ronaldo appunto regista. Sorpresa delle sorprese, Moses Oger è stato avanzato sulla tre quarti nell'inedito ruolo di rifinitore. Inedito fino a un certo punto, il ghanese infatti è stato già provato in quel ruolo nel girone d'andata da Torrente nella trasferta di Livorno, con risultati pessimi a dire il vero, a tal punto che l'allora allenatore della Salernitana fu costretto poco dopo a cambiare subito atteggiamento tattico. L'alternativa potrebbe essere Oikonomidis nella terra di mezzo, oppure cambiare direttamente modulo affidandosi al tridente. In tal caso Oger tornerebbe nel suo ruolo naturale di mezzala al posto di Nalo, oppure appunto in caso di tridente bisognerebbe scegliere uno tra Gatto e Nalini da impiegare nel tridente completato da Code e Donnarumma. Anche in questo caso però ci sarebbe qualche giocatore impiegato fuori ruolo. A Vercelli tornerà dal primo minuto Ronaldo, ex del confronto, che proverà a farsi rimpiangere ancora di più dai tifosi piemontesi, cui ha lasciato un ottimo ricordo. La settimana più lunga ed intensa, quella del suo ritorno d'avversario al Piola, uno stadio in cui ha fatto cose egregie vestendo la prestigiosa e storica maglia della Pro Vercelli. Ronaldo è stato in forza ai piemontesi nella passata stagione, contrassegnata dall'infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare molte partite nella prima parte di campionato, e una volta superato l'infortunio nella parte finale lo stesso, il centrocampista brasiliano è stato un punto di forza indiscusso per la Pro Vercelli. 16 presenze, 3 gol e tanti rimpianti, quelli della tifoseria piemontese che avrebbe voluto vederlo ancora calcare l'erba del Piola. Ronaldo però alla fine della scorsa stagione accettò la corte dell'Empoli, attratto dalle sirene della massima serie. Da gennaio via Lazio è approdato alla Salernitana, con cui ha giocato 3 partite prima di infortunarsi. Altro stop ed altra rincorsa ad una condizione fisica accettabile che, per la verità, Ronaldo non ha ancora trovato. Il regista brasiliano ha piedi buoni, visione di gioco, tiro dalla distanza, ma non ancora le gambe per reggere i 90 minuti. Lo si è visto contro il Novara ed anche contro il Latina. Un'ora di gioco in entrambe le occasioni per lui, che sta lavorando duro per essere al top per il rush finale. Dal Piola al Piola, titolare a Novara, subentrato con Latina nel corso del primo tempo, Ronaldo sarà di nuovo titolare al Piola di Vercelli. Ancora in Piemonte dunque il brasiliano giocherà dal primo minuto. Dal Piola di Novara al Piola di Vercelli, cambia il colore delle maglie degli avversari, non l'importanza della partita. Anzi, per Ronaldo quella di sabato sarà una gara speciale
speciale perché ritroverà la sua ex squadra in un pubblico che lo ha amato e che a gennaio ha sperato in un suo ritorno che sabato ci sarà, ma da avversario Ronaldo guiderà il centrocampo della Salernitana e dovrà provare ad aumentare i giri del suo motore perché sarà una partita delicata, cruciale per la salvezza, una gara con punti pesantissimi in palio e dalle emozioni fortissime per lui, grande ex del confronto che vorrà farsi rimpiangere ancora di più dal pubblico di Vercelli. Al Piola la Provercelli non conosce mezze misure. La squadra di Foscarini, subentrato dopo poche giornate di campionato a Scazzola, ha vinto 7 partite e ne ha perse altrettante. Solo 3 pareggi tra le mura amiche, l'ultimo dei quali risale alla gara interna di 2 settimane fa contro il Modena, 1-1. La Provercelli ha conquistato in casa 24 dei 39 punti totali, segnando 22 reti e subendone 19. Foscarini schiera la squadra col 4-3-3, atteggiamento tattico proposto anche nella recente trasferta di Como, terminata in parità 1-1. All'andata si ricorderà la squadra piemontese sbancò la Rechi grazie ad una doppietta di Mustacchio inframmezzata da momentaneo pari di Donnarumma. Nelle fila dei piemontesi milita un ex Granata, il terzino Mammarella, approdato a Vercelli da Lanciano durante il mercato di gennaio. Una pausa pubblicitaria, la nostra informazione sportiva prosegue tra poco. Ed ora il volley in B2 prosegue la marcia della due principati baronissi. La squadra di Veglia è pronta, è seconda in classifica, 4 giornate dal termine della stagione regolare ed è in un ottimo momento di forma. Non si può pretendere che noi vinciamo 25-0 le partite, ci mancherebbe altro. L'avversario merita rispetto e si è venuto a giocare la partita e ha fatto delle grosse cose, soprattutto nel terzo set. Ha difeso, ci ha messo in difficoltà con delle palle appoggiate, quindi onore a loro per la partita che hanno fatto e onore soprattutto alle nostre per la partita che hanno vinto. Gestire le forze in questo momento è importante. Le ragazze, diciamo, che hanno giocato di più hanno portato avanti la baracca per tantissimo e le ragazze che non hanno giocato in questo momento, che hanno giocato di meno, avrebbero sempre meritato di giocare, perché come ho sempre detto nel 6 contro 6 quando lo facciamo in partita e proviamo le varie situazioni si vedono 6 giocatori da una parte e dall'altra che si equivalgono, quindi appena c'ho la possibilità di farlo non è un contentino metterle in campo per la classifica che è stata, è proprio un premio perché loro se lo sono meritati e se lo meriterebbero ogni volta. Giustissimo, noi dobbiamo pensare a ogni partita che è una storia a sé e le ragazze devono sentire la fiducia dell'allenatore perché c'è ed è incondizionata, devono stare tranquille in mezzo al campo, loro hanno la possibilità di giocare in qualsiasi momento sul 20-12 e sul 23 pari come è successo con Miriam qualche settimana fa, quindi loro stanno sempre, come si dice, sul pezzo e devono continuare a stare così. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.